Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ben ritrovati amici di Radio Bruno, qui in diretta da Sanremo con degli amici bolognesi che rappresentano la musica indipendente e lo stato sociale. Benvenuti! Siamo noi! Ciao! Siamo noi! Innanzitutto mi sono già simpatici perché mi hanno dato o della Gheo and Gheo, tipo la trasmissione, oppure mi hanno cantato Georgia on My Mind, che è la canzone del mio nome. Carota la può cantare. Other arms stretch out for me. Mamma mia. Poi non so come va avanti. Ma ti devi conservare la voce perché c'è il festival, ci sono tante serate. Allora questa canzone, subito ci hanno detto che il ritornello entra in testa e lo canticheranno tutti. Facciamo? Un, due, no, tre. Non si può, non si può. No, non si può. Com'è nata questa canzone? Com'è nata? Niente, che Alberto è andato in vacanza, no? Tutto vero. Poi dopo è successo un imprevisto. Che sono tornato dalla vacanza. Sì, a qualcuno succede, no? E poi volevo tornare in vacanza. E quindi ho pensato, perché non fare una vita in vacanza? Poeta, qua c'è poeta, la poesia poeta. E si capisce. Lo poeta. Mettilo un po' più in alto così. Un po' più su. No, comunque è il sogno di tutti, quello di stare in vacanza tutta la vita, non avere, insomma, rompimenti di scatole, diciamola così, no? Ah, guarda, noi diciamo diciamo in prima serata, coglioni. Infatti l'avete sdoganato. Abbiamo sdoganato una parola. Ma com'è che la Rai non vi ha censurato? Meno male. Non lo so. Beh, sono comunque una parte anatomica, è tutta natura. Insomma, non è che non bisogna vergognarsi. Sì, sì. E niente, quindi sì. 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 No, sì, secondo me sì. No, è proprio assolutamente sì. Continuando a dire sì, venerdì, sì, se non sbaglio, ci sarà il coro dell'Antoniano. Sì, sì, sì. Come sarà quel duetto? Loro non dicono. No, però male. Questa è la loro caratteristica. Che è un peccato comunque. No, però è un peccato giusto dirlo. In quel caso, e quindi loro comunque sono minori. È anche giusto che aspettino un po' di anni per poter poi gioire nel momento votare della maggiore età, del diritto di voto, della patente e della possibilità parola di dire. Allora, noi non stiamo scherzando, perché da quando li sentirete sul palco questa parola continuerà a essere canticchiata. È quello, perché c'è proprio nel testo. Si nell'aria in eterno. Invece di esclamarlo lo canteranno. No, invece come l'hanno presa in casa? Nel senso che voi arrivate dalla musica indipendente, da tantissimi live, sul palco di Sanremo all'Ariston. Allora, a casa mia tutto bene, mamma era contentissima. Ha detto finalmente ti sei sistemato, figliolo. A casa mia, io gli avevo, cioè, perché sono un po' ansiosi i miei su queste cose, e allora siccome avevano percepito... E invece tu sei sereno oggi. Esatto, siccome avevano percepito da dei leak che eravamo tra i nomi papabili, allora leak mi hanno detto, ma quindi stasera annuncia, non si capisce se c'è sta cosa, così io gli ho detto, no guarda mamma, non abbiamo mandato il pezzo. E sono rimasto a casa. Fino a che non ci hanno annunciato. Poi dopo sono uscito a bere con loro due. Bene. E niente, e poi quando ci hanno annunciato sono salito a casa dei miei genitori e ho detto vabbè, alla fine ci hanno preso, andiamo a Sanremo. E loro mi hanno guardato e mi hanno detto ci hai mentito. È andata così. Sono così. Un figlio degenere. Ok, siete pronti comunque a essere poi riconosciuti da tutti, ad avere una notorietà pazzesca, perché il pezzo è bellissimo. È una settimana che mi sto camuffando con cappello occhiale, così nessuno mi riconosce dopo. Noi speriamo di essere riconosciuti soprattutto da quello che ieri presentava il red carpet, che non sapeva chi eravamo. Che lui è il mio preferito questa settimana. L'obiettivo di Bebo è conquistarlo anche fisicamente. No, in realtà noi fra una settimana saremo di nuovo gli sconosciuti più famosi d'Italia, come lo siamo adesso, perché i vestiti sono in prestito, li dobbiamo restituire. Alcuni hanno ancora l'etichetta. Ci metto spesso degli occhiali da sole davanti alla faccia, da ipovedenti, tipo da sole ma un po' da ipovedenti. Ci parruccano, insomma torneremo sconosciuti. Siamo e malvestiti come al solito. Allora non abbiamo il red carpet, però lo sappiamo come vi chiamate. Grazie mille allo stato sociale. Grazie, grazie. Ciao. Ciao amici. Ciao. Dove? Ciao. Io guardo camere. Lei papalmente. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Modena Giochi, Alessara Guesthouse, Mondo Convenienza, Rosanna Alpi, concessionaria Renault Franciosi, Cornacchini, ODS Giocattoli e Biper Banca.